Adesso parliamo di una mostra che sta aperta, una mostra che sta aperta nella chiesa degli Scolopi, è stata aperta anche in un certo modo, sono intervenuti anche dei figuranti, e, insomma è una bella cosa, ecco, una bella cosa, che sono foto e video che riguardano il Venerdì Santo di quest'anno. Perciò è un po' un revival del Venerdì Santo, ma soprattutto è anche un fatto di cronaca, perché proprio si riferisce a un anno determinato, preciso. E adesso stiamo vedendo quello che è successo l'altro giorno, quando è inaugurata questa mostra. Ho visto con piacere che l'assessore, cioè il consigliere delegato alla cultura, era tanto contento perché questo povero ragazzo si sta attaccando pure al fumo della pipa, gli diciamo noi dalle nostre parti, che perché per fare qualcosa non avendoci soldi. E questo è una cosa molto bella, che poi coinvolge tanta gente, e sia quelli che sono riprodotti, e sia quelli che sono gli amici di quelli che vengono riportati sia dal video che dalle foto. Insomma, è una bella cosa. Ecco, andatela a vedere, perché mi sembra che sia aperta fino alla fine del mese. E perciò intanto in piazza si fa quattro passi e continuiamo a vedere questa scena. Per esempio, questa mi ha fatto un po' sorridere, che cioè questi ragazzi che si vestono da antichi romani, e ormai ce le abbiamo dappertutto proprio. Vanno a Roma, vanno a Tivoli, vanno dappertutto, e ce l'abbiamo anche a fare al posto della banda. Una volta usciva la banda, adesso escono, che poi sono tanto bravi, tanto seri, simpaticissimi. Ecco, questo è l'ambiente in cui si svolge la mostra. Ma per parlarne di più, siccome si tratta di un fotografo che ha effettuato le fotografie, e poi il video che è stato fatto dal nostro regista, che voi conoscete benissimo, che è come sale sui maccheroni, sta un po' dappertutto questo ragazzo, no? Immaginate, durante il coso lì, il presepe vivente, andò a fare San Francesco. Gli piace, bravo. Ma qui vicino a me c'è proprio il fotografo. Il fotografo che è Emanuele Tagliaferri. Buonasera. Buonasera. Che io non conoscevo, però l'ho visto qualche volta, ma non sapevo per esempio che era fotografo. Ma fotografo occasionale o fotografo? No, ecco, sono un fotografo di Di professione. professione. Però, allora, io colgo l'occasione per dire questo ai nostri amici telespettatori di Ernica TV. Sono emozionato perché sto parlando con Alatri. Cioè, perché Gigino Minnucci è Alatri. Quindi, Ah, non lo veramente, sapevo. no, lei non lo sapeva, ma rappresenta l'epoca ciclopica in questo istante, quindi ho il Terribile, cuore che mi guarda, palpita. non ti preoccupare, da fa venire la palpitazione Quindi, del cuore, come si la dice da parte ringrazio nostra. per avermi Comunque, a ospitato me fa qua. tanto piacere, ho visto delle fotografie, sono molto belle, molto particolari. Ma poi ho domandato: ma che fotografo? Qualcuno mi ha risposto: guarda, che fotografo di moda. Allora mi sono azzittito, perché un fotografo, pure io posso essere fotografo, posso riuscire a effettuare una fotografia bella, bella, ne faccio 2000, tre escono fuori bene. Ma un fotografo di moda è un discorso serio, insomma, è un lavoro serio. Diciamo che è un genere diverso da quello che è un reportage come quello che ho effettuato per questa mostra. Sì, Perché quando ci sono le modelle, allora, bisogna mettere in una certa maniera, ma soprattutto la luce, sta roba, no? diciamo che vabbè, lì ci sono delle esigenze più commerciali, mentre per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per Alatri, perché ecco, ci tengo a precisarlo, ho fatto tutto questo per la nostra città. Quindi è stato un lavoro che mi è venuto soprattutto dal cuore, perché ho passato diversi anni per motivi di studio e di lavoro fuori dalla nostra città e avevo proprio il desiderio di vivere determinate situazioni come quella della Settimana Santa in prima persona. E allora,
mi ritengo fortunato a fare questa professione, quella del fotografo, perché questo mestiere ti dà la possibilità di entrare in contatto diretto con i protagonisti, con le persone, e quindi veramente una bella esperienza, una bella esperienza. Senti, dato che tu fai il fotografo di moda, no? E magari noi stiamo lì, lontani da questo ambiente, voi invece state dentro, arrivate fino a dentro. E noi crediamo che voi siete dei fortunati. Ma guardi, invece... è uno sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo, come qualcuno direbbe. Però non è tutto rose e fiori. Di più. Sì? Sì, no, è un bel mondo, anche perché si basa... Vabbè, fotografare una bella donna è una cosa bella. Si fonda sostanzialmente, sì, sull'estetica, no? Quindi noi siamo amanti del bello, siamo degli edonisti in questo, quindi è un bel mestiere. È un bel mestiere, ecco. Però quando vai a fotografare la Madonna e magari il giorno prima hai fotografato una donna seminuda, non so come te la metti, insomma. Proprio non la metterei proprio in questi termini. Comunque diciamo che l'obiettivo di questo reportage è stato innanzitutto quello di raggiungere la pace dei sensi. Ho capito. Mentre nel mio di lavoro, ecco, c'è un po' un turbinio di emozioni e di sensazioni. Perché io non voglio crederlo, però insomma un pizzico di di cattiveria ce la mettete pure, no? Cioè, farla in una certa maniera, anziché un'altra. Vabbè. D'altronde il nostro obiettivo è quello di vendere. Ecco, stiamo parlando con un signore, un ragazzo, un giovane, un amico, uno di Alatri, che fa il fotografo di moda, della moda. Perciò gli tocca pure fotografare non solo gli uomini, ma anche le donne. E certe volte delle belle donne. E noi lo invidiamo. Adesso però riparliamo ancora del Venerdì Santo. Sì. Come ti sei trovato il Venerdì Santo? Allora, la processione è stato veramente, anche perché io sono stato sempre un amante della processione, tant'è che poi ho da farle io una domanda, se me lo consente. Comunque, diciamo, lo stile che ho voluto sviluppare in questo reportage è stato, ecco, uno stile, ho voluto cercare di trasmettere della drammaticità, della forte emotività, tant'è che molti visitatori della mostra hanno proprio avvertito questo, questi neri molto intensi, queste espressioni a volte severe. E poi diciamo che il racconto parte dalla Domenica delle Palme, quindi questa mostra non è solo proiettata su quella che è stata la rievocazione storica del Venerdì Santo. Inizia la domenica mattina della Domenica delle Palme, come ho già detto, e termina nel momento della crocifissione di Gesù Cristo. Quindi ecco, è un racconto abbastanza corposo. Scusa, non potendo intervenire, diciamo come se fossi un regista, sei andato proprio alla ricerca di certe determinate situazioni. Diciamo, ecco, mi inserivo, no? come un topolino, ecco, con molta discrezione, e cercavo di rubare quelli che secondo me erano gli attimi da riprendere. È un po' quello che fa il reportagista. Quindi non ci sono foto, come dire, impostate, sono tutte foto naturali, tutte scatti, ecco, tutti attimi congelati in quel momento. E perciò vale la pena andarli a vedere. Ma con lui troverete anche il video di Claudio. No, Claudio adesso sta dietro la regia, non è che si possa muovere. Non è il dono dell'ubiquità. Ma noi lo chiamiamo lo stesso, ma pianta una cosa. Aspetta, mandiamo il filmato allora. Un pezzo, noi abbiamo visto alcune foto, spero che ci siano state durante il discorso, perché stavamo d'accordo così. Adesso vediamo dall'altra parte un pezzo di filmato registrato da Claudio. Vediamo un po'. Sento che sto precipitando dentro un acquario senza pesci, mentre una radio sta annunciando che laggiù la pace ancora non c'è. So più camminare, senza tè o caffè, mi fa schifo
dentro la mia disperazione, che laggiù la pace ancora non c'è, che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è. Non so più dove sono, senza te non si sa. Non so più galleggiare, mi fa schifo anche il mare. Sento che stai precipitando, cosa serve? Dentro un acquario senza pesci, cosa faccio? Mentre una radio sta annunciando, cosa serve? Che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è. Non so più dove sono, perché loro non ascoltano. Senza te non si sa, because it never stops. Non so più galleggiare, sì, ma non ascoltano. Mi fa schifo anche il mare. Come si fa? Sento che stai precipitando. E queste che abbiamo visto sono alcune immagini tratte dal DVD che voi troverete lì nella mostra. Beh, ci stiamo perdendo un po' più di tempo, ma questo se non ci caccia, ma che fai? Bene, adesso noi lo chiamiamo, senti un po', vieni un po' qua, lo abbiamo fatto una volta l'abbiamo fatto, che lui ha abbandonato tutto e è venuto, ma questa volta vediamo se arriva, eccolo qua. Olè. Ecco, vediamo se ci sta. Ecco, ci buonasera, sta. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera. Ciao, buonasera. Manuele. Ci siamo, Ecco, io ho pensato questo, ho fatto riferimento a Siena, no politicamente, ci stanno certi politici che dicono che vogliono fare Via Ladri, vogliono fare Siena. No, a Siena c'è il Palio. Tutto quello che si incontra a Siena è tutto quello che si fa nel Palio, per cui si possono comprare i cappelletti dei fantini, le fotografie stupende, fotografie di tutti i pali di tutto il mondo, e poi i DVD. Ecco, mi è sembrato quasi che voi pensavate a fare qualcosa che si riferisce al Venerdì Santo, o no? O mi sono sbagliato? A tutta la settimana. Se questo è un racconto. Abbiamo voluto diversificare la cosa, nel senso non parlare solo del venerdì, ma arrivare al venerdì, quindi vedere la città come si prepara al venerdì, partendo dalle Palme, passando per la Via Crucis, e anche è una cosa che è piaciuta tanto a Gigino Minnucci, che il Miserere era il cimitero. Avete portato anche quello. Un inedito. E quello è importante. Ed sì. È piaciuto molto in queste due giorni di mostra, ha colpito molto questa cosa. Quindi allora lo ribadiamo. Questo lavoro, questa mostra riguarda la Settimana Santa ad Alatri. E vale la pena vederla, e magari anche discuterla. Non è che c'è veramente da vedere, è una cosa bella. Sta in piazza. Ma a noi, ecco, la cosa che ha fatto molto piacere, appunto, è proprio che molti visitatori chiedevano. Ecco. Come ecco diceva lei, quindi sono arrivati molti feedback positivi e soprattutto domande costruttive. Sì. Perché quello, perché quell'altro, ma così, cioè, quindi domande mirate proprio
che denotavano interesse. Interesse. Questa sera, nella chiusura della mostra, è arrivata una signora di una certa età e all'uscita ha detto complimenti, perché entrando ha detto vabbè, andiamo a vedere la solita mostra, le solite foto del Venerdì Santo. Invece è piaciuto molto il particolare, anche negli scatti di Emanuele. Eh sì, intanto quelli li ho visti, quegli scatti, che voglio andarli a rivedere con un occhio diverso, perché non sapevo per esempio che era un fotografo di moda, perciò volevo fare un rapporto per me stesso, per vedere come, se l'avessi saputo prima, ho visto soltanto queste alcune fotografie proprio professionali, ho detto ma questo è uno bravo. Invece mentre, adesso ho scoperto che sono un fotografo di moda ecco. Perciò voglio vedere un'altra cosa, un'altra versione. Okay. Ricordiamo che la mostra è fino a sabato 2 giugno. 2 giugno, sì. mentre di Claudio conosciamo tutto e lui racconta quando vede una manifestazione, va lì e racconta, quando va a una manifestazione dei cantanti si mette a guardare, a vedere chi è che canta, chi è che non canta, chi salta, chi balla, chi si braccia, chi si bacia, cioè l'atmosfera, crea l'atmosfera. Io ho detto che riesce persino a commentare con le immagini quello che noi dovremmo dire con le parole, cosa che ha fatto anche il fotografo, per cui è una cosa ben fatta. Sto di tutto sto bene perché ci stanno qua davanti loro, se no sì, come facevo? Sì, sì, sì. Fatte le camere spente. No, vale la pena andarla a vedere, vedetela. Ma io posso andare via? Beh, se non ci vuoi far rimanere così fissi. Ok, ok. Ecco, scusate le spalle ma vado via in regia. Buonasera. Perché no? Io poi volevo, ecco. Aspetta, rimani un secondo perché volevo fare una domanda. Ah, una domanda a Gigino, sì. Visto che ovviamente tutti sanno che Gigino Minucci è stato il primo interprete del Cristo durante la rievocazione storica ad Alatri, un giudizio sull'ultimo Cristo Riccardo Bianchi, che è la sua ultima performance, sì, quest'anno. Sì. Già si sta votando per il prossimo. Dunque, questo ragazzo è molto bravo. Il trucco di quest'anno era orrendo. Io lo posso dire, tanto non mi ammazzate, chi mi ammazza? Perché voler fare un trucco di quel genere, di accrescere cioè i guai che c'ha nostro Signore? Guarda che si vede, il nostro Signore si vede nei guai, persino se non ha nemmeno un filo di sangue sul volto, già quello, già una corona di spine, già mette... c'è uno a mettere tutta sta zozzeria in faccia. A me mi è sembrato un po' esagerato. Scusate. Secondo lei c'è stata un'esasperazione del rosso con il sangue? Non lo so, è voluto, è stato un trucco voluto. A molti sarà piaciuto moltissimo. Bisogna anche dire che Gigino si truccava da solo. Io ai miei tempi ero quel ragazzino così, insomma, e allora il santino, no? Noi adesso invece vedono i film. E nei film vedono le cose. Beh, ma lo sappiamo che tutto è nato da The Passion, da lì si è evoluta la figura di Gesù ancora di più. E beh, comunque, va bene. Ok. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Salve. Grazie. Vi ringrazio soprattutto d'aver pensato di fare una mostra di questo tipo, che non era semplice in un ambiente dove si parla sempre di Venerdì Santo, immettersi, uno potrebbe anche dire ma che altro vuotano chitti, invece no, è una visione particolare di una manifestazione molto bella, molto importante per noi di Alatri e anche per quelli che vengono a vederla. Io ti ringrazio e ti faccio tanti tanti auguri. Grazie a lei e un saluto a tutti i telespettatori di Arnica TV. E prima di sabato la vado a vedere. Un'altra volta.